E bella a tutti ragazzi, sono Gilberga, sono qui oggi per mostrarvi un video che penso possa interessare a tutti voi. Fatemelo sapere appunto con un bel like, anche perché nel caso in cui arrivassimo a 100 like, raga, vi porto il secondo episodio di questa miniserie che potrei iniziare nel caso in cui appunto vi piacesse. Prima di partire però vi ricordo che potete seguirmi sul profilo Instagram, infatti ogni video, raga, di video, raga, saluto due persone che mi hanno messo like ai post su Instagram. Su Instagram carico praticamente solo clip che faccio all'interno del gioco, dei giochi appunto che gioco. Oggi andrò a salutare Simo Silver e Schiavelli Riccardo che mi hanno messo like alla foto, che in realtà non è una foto ma è un video. Comunque, niente, tralasciamo. Il nome del mio profilo Instagram è questo qua, quello che vi lascio in sovraimpressione. Oltre Instagram, se volete potete seguirmi sul canale Telegram che ho aperto, in cui vi mostro ogni giorno 3 o 4 prodotti che sono in offerta nel giorno stesso, prodotti ovviamente tecnologici perché è il campo che più mi compete, quindi non vorrei sponsorizzare robe a caso, ma robe che effettivamente possono essere utili a voi. Quindi nel caso in cui vogliate entrare, vi lascio qua in sovraimpressione il nome del canale e in descrizione vi lascerò il link per entrare. Quindi ora, raga, direi che possiamo partire. Ora vi mostro quello che è il mio allenamento, quello che faccio praticamente tutti i giorni per migliorare la mia skill. È un allenamento che può esservi davvero utile per pushare le persone in high ground e soprattutto vi è utile per la modifica delle costruzioni. Ora ve lo faccio vedere molto lentamente e vi spiego quello che è il caso in cui lo utilizzo. Allora, ora in primis vi faccio vedere il caso lentamente in cui io mi chiudo perché c'è qualche persona che mi sta pushando all'esterno, magari anche più di una persona. Con questo vi faccio vedere il caso con una persona sola. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che mi pusha da vicino, quindi alla mia stessa altezza, io costruisco questa specie di fortinino e mi chiudo, così non mi può sparare da nessuna parte. Nel caso in cui mi sparasse dai lati, io faccio così, modifica, pam, scala. Poi mi richiudo qua e poi prendo l'high ground. Così poi quando ho l'high ground gli posso sparare due belle raffighine e ucciderlo. Nel caso in cui invece, anziché una sola persona, ce ne siano due che sono una qua fuori e una magari là, che ne so, tipo lì, che mi sta sparando dall'alto, io a questo punto devo cercare di passare da una situazione di svantaggio di una situazione di vantaggio. Quindi faccio la stessa cosa che ho fatto prima, però con un finale diverso. Infatti non andrò a fare così e poi buildare in altezza, ma farò così. Uscirò di qua, faccio un buchino, pam, e pusho quello in altezza. Ma quello che vi dico io è: non dovete pusharlo passando sempre dallo stesso buchino perché sennò siete anti-sgamo. Infatti l'allenamento che vi consiglio è di fare una serpentina, così sarete molto più imprevedibili. Nel caso in cui invece passate sempre dallo stesso buco, è ovvio che la persona si aspetta che voi passiate di lì e allora inizia a sparare direttamente lì. Quindi ovviamente se siete imprevedibili è più facile vincere un fight. Più lo siete, più è facile vincere il fight. Dovete partire da quel presupposto lì. Ovviamente funziona nel 99% dei casi così. Poi se quello lì è talmente cavallone da farvi il culo, allora regà, dovete semplicemente tirarvi giù il cappello perché avete trovato uno più forte di voi. È così che funziona nella vita, regà. Quando trovate uno più forte, niente, regà, giù il cappello, ci si allena e si cerca di migliorare. Questo è un allenamento che utilizzo io per migliorare il push e migliorare anche il modo di modificare. Ovviamente un altro allenamento utile è quello di modificare a caso per allenarsi semplicemente, però è un po' un allenamento generico. Quando siete magari anche nel pre-partita, quando siete in lobby, potete farlo, anche se è un allenamento che io faccio spesso perché mi diverte, perché cerco sempre di farlo il più veloce possibile e sicuramente poi in game si nota la differenza. Un altro allenamento che posso consigliarvi è quello di, raga, farvi un bel fortino in altezza,
possibilmente anche con il pavimento, così poi successivamente vi spiegherò il perché. Perché così avrete, scendendo, avrete sicuramente più allenamento da fare nel modificare, perché quello che vi porto io adesso è la modifica del fortino per scendere in velocità. Se volete semplicemente scendere, dovete fare semplicemente così, modifica, pam, e poi scendere così. Però nel caso in cui vogliate essere pro, fate la modifica e poi quando passate sotto lo rimodificate, così nel caso in cui un nemico sia alle calcagne deve lui poi modificarsi di nuovo, così guadagnate tempo. Nel caso in cui magari abbiate poca vita, vi fate così, scendete velocissimamente e vi curate, raga. Allenatevi tanto sulla modifica delle cose, perché penso sia una delle cose più utili da fare. Nulla, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commentino e niente, raga, ci becchiamo direttamente al prossimo video. Oh, bam.